all'ex tesoriere della Lega, l'ormai famoso Belsito che tutti ricordano, è stato condannato a 6 mesi di reclusione, poi con pena sospesa e 100.000 euro di multa, di provvisionale da versare a Roberto Maroni. La Corte di Milano, la Corte d'Appello, conferma la sentenza del Tribunale contro Francesco Belsito, ex tesoriere della Lega, e questo è per aver diffamato proprio Roberto Maroni, l'ex presidente della regione Lombardia. Proprio Belsito sosteneva nel 2012, per mezzo del settimanale, dichiarazioni pubblicate sul settimanale Panorama, che Maroni, l'allora ministro dell'Interno, era stato destinatario di una tangente da 54 milioni di dollari. 54 milioni è una cifra gigantesca, non 54 mila euro, ma 54 milioni di dollari, quindi 60 milioni di euro per una commessa in Libia allo scopo di veicolare un contrasto politico con lo stesso e nello stesso tempo di difendere la propria persona. Giacomo Amadori, l'autore del pezzo, raccolse appunto in una registrazione audio. I difensori di Belsito, si chiamano Ramin e Gallinaro, hanno ricorso e ricorreranno in Cassazione ritenendo che la sentenza è ingiusta in quanto non ci sono i presupposti per la condanna. Nel ritenere ingiusta la sentenza emessa dal tribunale, i due legali hanno spiegato che Belsito non ha mai autorizzato quella pubblicazione e in quella registrazione non emerge mai la parola tangente né il nome di Maroni. Quindi magari una panzanata detta per fare il di più, però sostengono che non ci sia la parola Maroni e tangente, però se io dico il ministro di quell'anno, ha preso dei soldi e non dico tangente, non dico Maroni, è la stessa cosa, però vabbè, i difensori voi sapete che si appellano a qualsiasi cosa, no? Per salvare il loro assistito. Poi all'epoca della sentenza di primo grado Roberto Maroni si era detto soddisfatto e aveva detto di intendere muoversi appena possibile per recuperare la provvisionale. La voglio devolvere in beneficenza, aveva annunciato, per esempio, a qualche ente di ricerca lombardo. Quindi Maroni non ci comprerà un Mercedes o un BMW fuori strada, ma le devolverà in beneficenza, comunque è tanto di cappello a Maroni che devolverà questi soldi in beneficenza. Sono ben 100.000 euro. In molte parti d'Italia con 100.000 euro si può comprare anche una casetta e affittarla. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.